Buonasera, ci siamo in questa bellissima puntata. Sarà certamente bellissima puntata perché tutto il pubblico di Casalotto, quando può, non perde nemmeno una puntata alle ore 20. E allora, velocemente, presigla, quali saranno le notizie di questa sera? Oh, parleremo delle donne 8000. Nello specifico di una donna cinese che lei si chiama Luo Ying, e pensate che è la quarta donna al mondo che è riuscita a salire le vette dell'Himalaya, ma soltanto due delle quattro sono riuscite a salire senza usare l'ossigeno, ovvero l'austriaca Kaltenner e Nives Mary, poi ne parleremo nel dettaglio. E ancora, siamo in tema di Halloween, settimana prossima si festeggia questa festa americana, ma ormai anche da noi in Italia da tanto tempo. Ebbene, l'asteroide di Halloween, questo asteroide è stato scoperto nel 2015 e quell'anno questo strano asteroide a forma di teschio passò proprio vicino alla Terra la notte di Halloween. Quest'anno però non passerà proprio la notte di Halloween, ma un po' più in là, perché sarà novembre, esattamente l'11 di novembre. E ancora, qua sarà contento Lio, perché oggi parleremo di Loredana Bertè, ieri ospite nel salotto di Barbara D'Urso, quindi a Domenica Live si è raccontata un po' di sé e ha raccontato il periodo in cui lei era la madrina di Fiorucci, quindi girava il mondo. E nella tappa, diciamo, di New York entrò nel negozio di Fiorucci il grande Andy Warhol e la scambiò per la barista. Ma c'è un motivo per il quale la scambiò per una barista, ve lo racconteremo nel corso di questa bella puntata della sera che parte subito dopo il mio schiocco di dita. Vai! La serale, quella delle ore 20, naturalmente sempre in diretta con voi. E allora gli diamo il buonasera e il ben ritrovato, per quanto mi riguarda, perché comunque eravamo insieme anche nel pomeriggio, quindi buonasera, ciao caro Lio. Ciao caro. Bene, occupiamoci della prima notizia, che è bella tosta, anzi loro, queste quattro donne sono tostissime, perché sono le uniche al momento quattro donne al mondo che sono riuscite a salire le vette dell'Himalaya, quindi 8000 metri, l'ultima è stata una cinese. Cala tu 8000 metri di vette dell'Himalaya. No, grazie. Ma devi amare la montagna, sì, esatto. E devi conoscerla benissimo e devi essere super super allenata per arrivare. Brava. Brava. A questi livelli. Poi quando si parla di donne, beh, raga, oh, brave, brave, sì, chapeau. Bene, poi parleremo di questo asteroide dove ha questa strana somiglianza di una testa di teschio, giusto per restare in tema, insomma noi già iniziamo a parlare di Halloween, anche se sarà la prossima settimana. So che voi state preparando anche qualcosa, yes, di molto interessante, quindi vedremo. Assolutamente. Parliamo di astri adesso, Lio, di questo asteroide di Halloween, che si tratta, diciamo, di un frammento spaziale da una singolare forma, perché richiama un po', lo vedremo nelle immagini, la forma della testa di un teschio, ed è stato soprannominato asteroide della morte, oltre che asteroide di Halloween. Però il suo vero nome, devo leggerlo proprio in questa prima mezz'ora, vi anticipo che tra poco vi lasceremo per un break pubblicitario, ma torneremo per il dopo Casalotto con i fatidici 10 minuti. Però parleremo della grande Loredana Bertè, che, yes, so che tu tra l'altro hai seguito gran parte dell'intervista, che quindi tra pochissimo sempre qua.